Oggi Blu. Ciao a tutti e ben trovati sul canale. Oggi Blu, come potete vedere dai miei occhi, uso un bel eyeliner, delle belle matite blu sugli occhi, cosa che non faccio molto spesso. Tutto accompagnato da tips di make up che mi andava di farvi vedere. Spero di tenervi un po' di compagnia, grazie a voi per tenermene sempre tanta. Vi lascio al video, preparatevi psicologicamente a vedermi struccata. 3, 2, 1, si salvi chi può. Voilà! Dai, possiamo ancora reggere perché ancora un po' di abbronzatura c'è. Oggi metto il cerchietto. Cominciamo subito. Ho già messo il siero Diego Dalla Palma e ho già messo la mia crema anti-età Diego Dalla Palma e il contorno occhi, quindi passo le mani pulite per stendere un po' i residui. L'ho messa anche sul collo. Dopo i 35, attenzione ai colli, perché molto spesso si è giovani sul viso e vetusti qui. Questa parte è quella che rivela l'età. E quindi voglio fare un trucco che riprenda sia la camicetta che il gioiello che andrò a mettere, perché è una camicetta con lo scolla V, collettino alla coreana e scolla V. Quindi vorrei fare un trucco che riprenda i toni del blu e i toni del dorato, insomma i toni del bruciato, ecco, più che del dorato. Quindi comincio subito. Questo è il periodo in cui riprendo lui, che non mi piace per niente, il Mineralize Skin Finish di MAC. E lo uso così a secco, non bagno la spugnetta, ho una tonalità ancora scura, la NV25, che per me è scura, perché sono ancora molto abbronzata, quindi oggi non è un trucco bio. E allora cominciamo dalla base, che questa volta do con il correttore qui nelle occhiaie. E prima sempre quello lilla di Labo per contrastare i marroni. Ok, oggi tra l'altro mi sono svegliata con delle borse non indifferenti, ho dormito male stanotte e quindi sono un po' sbattutella. Una puntina di questo correttore che mi sta piacendo, è un correttore poche pretese, il Camouflage Full Coverage Concealer di Essence, meno di 3 euro ma funge, funonzia. Io lo uso sia qui che qui, perché non uso primer ma uso il correttore come primer. Lo volete un video sulle 5 cose inutili del make up, o le 10 cose inutili, le cose inutili, le cose di cui si può fare a meno? Che ne dite, lo volete? Perché io uso molte alternative alle cose che danno, vedi il consiglio, vedi il primer, io non lo uso mai. Con Kabuki della Essence prendo un po' di Mineralize Skin Finish. Guardate che belle macchie, ora le togliamo, non ora in questo video, le elimino con la mia cremina. In molti mi avete detto che la Bionit non la fanno più. Io ancora ho quella dell'anno scorso, vedo se mi funziona la crema per togliere le macchie. Si chiama Bionit e la trovate in farmacia e si mette la sera, non ci si espone al sole con quella. Comunque fatevi consigliare dal vostro dermatologo. Passato il Mineralize Skin Finish, che sul mio viso si lucida in maniera indegna, prendo una cipria che avevo un po' accantonato per il suo candore, che è appunto la Defa, ma che ha un buonissimo potere opacizzante, e la stendo così, in realtà è traslucida. Ok, quindi tamponata la situazione, lucentezza estrema del Mineralize Skin Finish, a me non piace proprio per questo, perché dopo 2 ore sono una lampadina. Uso della Puro Bio, mi si è spaccato il packaging, la terra numero 01, per riportare a tono e per darmi un'altra mano nell'opacizzazione, perché tutti i prodotti di Puro Bio tendono a matificare molto, almeno sulla mia pelle. Questa terra infinita, messa tutti i giorni da 2 anni, da quando me l'hanno inviata, ancora non si vede neanche il buco della cialda.
Per il contouring uso sempre questo e ho ritrovato il mio pennellozzo di Puro Bio, sono felicissima. Non l'aveva preso Enzo, l'avevo conservato io in un cassetto, l'ho accusato ingiustamente. Ecco qua, guardate cosa fa questo pennello. Adesso sfumo tutto con il Duo Fibra di Wycon. Vi dico sempre che questo pennello non mi piace, ma c'è in tutti i video, certo, perché l'ho comprato e lo uso, però per questa funzione funge. Adesso con un pennellino scrausissimo dell'Avon, che non è affatto scrauso, ma è fantastico perché ce l'ho da 6 anni e funziona benissimo, dalla palette di Puro Bio che ho composto da me, sono tutti ombretti Puro Bio tranne questo che è di Wycon, ma che è troppo bello e quindi anche se non è un bio sta lì perché mi piace con questi toni. Metto un po' del, mi pare sia lo 01, il vaniglia. Comunque tutti i numeri li trovate poi nell'info box, i numeri esatti, su tutta la palpebra. Con un pennellino a penna, questo è di Essence, sì, prendo questo caramello, questo tono caramellato di Puro Bio e lo stendo da metà palpebra mobile fino all'esterno. Adesso vedete, sono andata molto sul caramello e adesso vado di blu. E vado di blu prima mettendo questa matita di Kiko Cosmetics Automatic Precision 704, che è blu, e la stendo sulla rima superiore della palpebra molto delicatamente. Se non sono precisissima non fa niente, perché adesso la sfumacchio un po'. Prendo un pennellino obliquo e sfumo. E poi grande cosa fantastica, adesso metto il matitone numero, non è un matitone, è un eyeshadow in stick, lo 05 Lolita, e apro lo stick e lo prelevo con il pennellino. Questo è un po' shimmer, per questo ci vado dopo aver dato quello totalmente matte. Lo applico e tiro anche un po' la linguetta in fuori. Andremo a ballare. Andremo a ballare danze latinoamericane, credo caraibiche, non so, mi sono informata in un paio di scuole e ci va di fare questa cosa. Noi eravamo partiti per il country, veramente, io ho una passione per il country, però poi guardando sempre queste danze mi sono accorta che è solo lavoro di gambe e soprattutto sono sempre quei passi, sempre quelli reiterati più volte, a meno che non sei super bravo e allora vai in effetti magici, ma non è il nostro caso, e quindi abbiamo deciso di concederci questo svago di coppia e si va a ballare, anche spinti, devo essere sinceri, dai racconti di una di voi, perché Lucia, che è una mia cara amica ed è un'amica di Arte per Te, conosciuta tramite Arte per Te, lei mi segue a tutti gli incontri, lei è una donna dolcissima, tra l'altro una bravissima disegnatrice, e allora lei ci ha raccontato di quando ballava, ci ha fatto venire voglia, e Gabriele si è gasato, dice ah, lo voglio fare, io lo guardavo così, tu lo vuoi fare, tu vuoi andare a ballare, e se potremo, vedremo, vi facciamo qualche vlog così prenderete in giro Gabriele che balla. Metto lo stesso anche nella rima inferiore dell'occhio, metto anche l'eyeliner blu, questo è bluette, il 107 di Kiko ed è bellissimo, a me questi eyeliner piacciono tantissimo sia per scrivenza che per applicatore, ma li metto sempre sopra una base cremosa e soprattutto matte. E voilà, si vede che è blu, non so se in videocamera si vede, ma è un bel blu
intenso. Adesso per le sopracciglia, prima che finisca, non so se riuscirò a scriverle tutte, ma voglio farvi vedere come funziona il Perfect Brow Fill Define di P2, che è stato il mio definitore di sopracciglia preferito. Ha un pennellino morbidissimo col quale riesco a trascinare il colore. Niente, no, è finito ragazzi, c'è poca roba. Però vedete, anche se c'è poca roba, ancora riesce a definire un pochino. Lo fa in maniera molto naturale. Unico difetto di questo prodotto è che finisce subito. Mentre questo, che non mi piace per niente, che è la Brow Marker di Kiko, non mi piace per niente perché è grossolano nel tratto, però ha una durata pazzesca ed è molto stabile. Non mi piace perché certe volte mi fa sbagliare, ha la punta troppo grossa e il pennarello se ne va un po' dove gli pare, però vedete come subito definisce tutto. Alleggerisco il tutto e sfumo. Adesso con questo trucco blu voglio enfatizzare mettendo la matita 43 di Puro Bio, che è un burro molto chiaro, vedete? Molto molto. Vado a fissare con un po' di polvere vaniglia. Oddio, è abbastanza stabile, però sapete com'è con la lacrimazione, tutto. È passibile di migrazione. Nella parte superiore della palpebra metto la matita blu, così sbattendo con quella inferiore la rende anche un po' più blu, più azzurra. Oggi proprio un trucco diverso dal solito, eh? Adesso mascara come primo step il Volumizing di Bellazul, come secondo step l'Amplifies di Wycon. Ok, messo sopra e sotto. Adesso con il Lash Base di Essence, che non uso quasi mai, sporco solo le punte, quindi le schiarisco, solo le punte delle ciglia superiori, e quindi do un senso al Wycon Sublime Volume color blu, che non ho usato, si può dire, mai, forse tre volte da quando ce l'ho, ed è questo blu pazzesco che però sulle sopracciglia non si vede. Voilà, si vede? Non lo so, si vede in controluce, diciamo così. Blush sulle guanzotte. Come blush ho scelto un blush di Kiko che io uso principalmente in inverno per la sua colorazione un po' malva, è il 112, mi piace moltissimo anche se lo uso pochissimo. Lo metto con un pennello di Kiko che uso per questo, molto discreto, e penso che si accordi bene al trucco blu. Sulle labbra metto un nude, tutto Wycon questa volta, grande spazio a Wycon oggi nel mio video, non è voluto, non è una collaborazione, ho comprato tutto io con i miei soldini, ed è la matita la numero 7, trovo le matite di Wycon molto buone, ah no, prima, sempre di Wycon, il Perfect Lips Wycon Primer Labbra, questo è un silicone puro, che si mette sulle labbra per far durare di più il trucco, ma facendo un trucco molto chimico ho detto li uso, così glieli faccio vedere ragazzi, perché tra di voi ci sarà sicuramente qualcuno che non usa il bio, quindi almeno io devo dire uso molto le cose bio, ma a volte ritorno al chimico, non sono faccio tutto. Uso tutto. Naturalmente non uso sempre il chimico per una questione di pori pulita, pelle pulita, matita, quindi adesso abbiamo detto la numero che vi avevo detto, la numero 07, un nude bellissimo. E faccio sia il bordo che l'interno. Tampono comunque con una velina, quindi passo alla tinta sempre di Wycon, la numero 06. Che è proprio uguale alla matita.
quindi la matita è 07 e la tinta è la 06. Benissimo, make up pronto, sciolgo i capelli e torno da voi. Ed eccomi pronta per andare ad affrontare una nuova giornata. Oggi un po' così, un po' romantica, un po' Lady Oscar. Questa camicetta, guardate com'è alla manica, è meravigliosa, io la trovo bellissima. Certo un po' poco sobria, diciamo la verità, però molto molto bella. Poi metterò tutto molto sobrio come outfit, metterò delle inglesine, un pantalone molto lineare, quindi spero vada bene. Il trucco spero non sia esagerato, ditemelo voi come lo trovate. Ditemi se mi sta bene truccare di blu gli occhi. Io penso che gli occhi marroni col blu stiano bene, non so nella fattispecie a me, ma in generale dico. Quindi grazie per essere stati con me, vi aspetto sugli altri canali, Arte per te e Due Cuori una K, e noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Grazie per la compagnia, ciao!